Siamo in diretta, ecco la nostra sigla. Siamo collegati in diretta con l'amico Francesco che ci racconta il Gozzano strepitoso di oggi. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, ci siamo sentiti, spero anche con voi che foste tutti collegati durante la nostra diretta dai campi con Gozzano, questa squadra che gioca in Eccellenza Piemonte e che si è infiltrata per opera mia nei collegamenti riservati alla Serie D del nostro Michele. Dunque, il Gozzano oggi andava in campo contro l'Aigraville, formazione valdostana, che come il Gozzano era punteggio pieno in testa alla classifica con 6 punti dopo un avvio anche per questa formazione valdostana veramente positivo, e ha resistito un tempo giocando praticamente alla pari contro la formazione locale, con differenza di gioco il Gozzano più manovriero, mentre i valdostani è una squadra più coperta con un gioco un po' più fisico. Nel secondo tempo però la classe del Gozzano ha avuto nettamente la meglio, soprattutto la classe di Max Guidetti, il 38enne centravanti che il Gozzano ha preso dal Borgosesia durante il mercato di quest'estate e che ha trascorsi importanti, il più prestigioso dei quali in molti campionati tra Serie C e Serie B nello Spezia Calcio, di cui è tuttora il secondo miglior marcatore della storia. Ebbene, Guidetti per l'eccellenza è un giocatore che fa veramente, veramente la differenza. Ha segnato i primi due gol del Gozzano in avvio di ripresa, si è esibito in assist, in passaggi vincenti, sull'assist del 3-0 alla Dogana, e che ha realizzato poi il gol che dopo 20 minuti circa dalla ripresa ha praticamente chiuso la partita. L'Aigraville ha trovato su un'azione di calcio d'angolo il gol del 3-1, ma a questo punto i verdi, perché Gozzano in realtà è rosso-blu, ma gioca col verde dello sponsor, le rubinetterie Far, hanno un po' addormentato il gioco agendo di rimessa. In contropiede dell'86esimo si sono procurati anche un calcio di rigore con anche l'espulsione del difensore Chanchalin dell'Aigraville. Ha calciato Fuscello appena entrato in campo e ha calciato male, favorendo la parata di Gini, portiere valdostano. Comunque la partita era già chiusa a quel punto, e anzi, Gozzano ha trovato lo stesso il 4-1 al 91esimo, ancora con questo immenso Guidetti, che si è liberato per l'ennesima volta nell'area dei valdostani e ha trasformato il gol che ha portato il Gozzano appunto sul definitivo 4-1. Il Gozzano ora con 9 punti in 3 partite è in testa alla classifica del girone A. La tribuna oggi ha accolto con grandi applausi la partita dei suoi, era
lo stadio veramente strapieno come l'abbiamo visto poche volte l'anno scorso in Serie D. Certo, mancano 31 turni e il posto diretto in Serie D è soltanto per la prima arrivata, quindi c'è assolutamente da andare cauti, anche perché la squadra sta girando molto bene, però ci sono mesi e mesi davanti e c'è un attimo di sensazione che la formazione possa essere un pochino Guidetti dipendente. Ripetiamo, un calciatore straordinario, perché a 38 anni riuscire a giocare in modo così determinante dalla metà campo in su è veramente, veramente non è da tutti. Comunque chi c'era allo stadio oggi si è divertito, complice anche la bella giornata, la temperatura giusta, né troppo calda né troppo fredda, proprio che favoriva la voglia di volersene stare all'aperto a vedere una partita di sano calcio dilettantistico. Il discorso che dicevi tu, Guidetti dipendente, potrebbe essere, però avergene di Guidetti in una squadra. Cioè. Ah, beh, sicuramente. Lui già ancora in Serie D l'anno scorso a Borgosesia ha segnato tantissimo ed era decisivo, scendendo in un'altra categoria dove si trovano sì squadre ben costruite, ma si trovano anche parecchie squadre che assolutamente non hanno nulla a che fare con la categoria superiore, diciamo, sono formazioni di promozione un po' rinforzate, veramente può veramente far cambiare da solo i risultati. Teniamo conto anche che a livello di presenza in squadra per i ragazzi è un esempio da seguire, veramente, veramente illuminante per come gioca, e anche perché l'abbiamo notato più di una volta che ritorna, spesso è il primo a tornare in difesa quando sono i contropiedi, che pur non è il suo compito, e normalmente un giocatore di 40 anni quasi non è il più rapido a seguire i ripiegamenti in una squadra che magari c'è intorno 7-8 ventenni e soprattutto si fa il centravanti. Invece l'abbiamo visto più di una volta dall'una e dall'altra parte del campo, insomma, e sarà sicuramente un esempio, perché mi insegni tu, Michele, che se tu hai 20 anni e sei in una squadra dove quello che ha dopo i tuoi anni corre più di te, è difficile che non corri, ecco, dai. È uno stimolo, diciamola così. No, cavolo, non posso restare indietro, cioè, questo c'è 40 anni, ne ho 20, e quindi è tutto uno stimolo, tutte cose che impari sia a livello di voglia che a livello di calcio. Sono d'accordissimo. Francesco, io ti chiedo solo una, anche se lo so che la Serie D quest'anno non la segui tanto, però ti volevo dare due commenti sul girone. Adesso le squadre della zona vicino a te c'è giocano un po' nel girone A, soprattutto il girone B, dove abbiamo quasi tutte le lombarde, e nel girone A ci sono le piemontesi. Novese ha battuto ieri 2-0 l'Acqui, Coronese Vado 2-2, Bra Cuneo 1-1. Guarda, io del giro di Piemonte sto seguendo le squadre qui del Novarese, le più vicine a me, che sono lo Sporting Bellinzona, che è una matricola. Vinto 2-0 oggi. 2-0. Infatti, e invece il Borgomanero, che l'anno scorso si è salvato il play-out lo stesso giorno in cui il Gozzano è retrocesso, segue il play-out. L'anno scorso il Borgomanero ha perso 1-0. Il Borgomanero, che invece sta stentando, ha perso tutte e due le partite. I partiti iniziali, c'è da dire che il Borgo a poche settimane dall'inizio della preparazione, anzi forse sull'inizio della preparazione, aveva ancora una squadra fatta per metà, che di sicuro non poteva essere competitiva in Serie D. Poi ha corso chiaramente ai ripari, recuperando giocatori negli ultimi giorni del mercato, però secondo me deve ancora assestarsi un pochino. Non sarà facilissimo il compito salvezza, soprattutto evitando i play-out per il Borgo, cui auguriamo naturalmente le fortune migliori, anche se rispetto alla nostra piazza è chiaramente il rivale storico, perché c'è i due comuni sono confinanti e sai, Borgo è la seconda cittadina della provincia di Novara dopo Novara, e Gozzano è un comune di neanche 8.000 abitanti, quindi capisci che se si riesce a giocare nella stessa categoria o addirittura, come è successo 2 anni fa, a stargli davanti per il paese dove vivo io adesso, è un forte motivo di orgoglio. E quindi c'è sempre comunque una certa, sempre sana naturalmente, rivalità con quella che è considerata un po' la città, no? Qui da noi. Sì, beh, sicuramente. Poi i derby sono sempre quelli, nascono anche da questioni antiche oppure del passato, oppure comunque vicinanze storiche
La rivalità c'è, però finché è carina anche per lo sfotto, fa anche bene al calcio, lo sfotto, secondo me. Sì, beh, erano incidenti, non ce ne sono mai stati, né con Borgo Manero, né con l'altra rivale storica del Gozzano, che è il Borgo Sesia. Assolutamente c'è sempre stata una certa ansia. Volevo Il Borgo segnalarti. Sesia ha vinto 2-0 con Rappallo Bugliasco. Ha Sì, vinto sì, sì. Ha 2-0. fatto un inizio stentato la settimana scorsa, mi pare che abbia perso la settimana scorsa in modo anche abbastanza netto il Borgo Sesia, e si è ripigliato invece questa settimana. Vedremo, l'anno scorso il Borgo Sesia ha fatto i playoff e ha passato anche nei turni, se ricordo bene. Sì, ha fatto Quindi uno squadrone. Uno squadrone. avevano una squadra. Va bene. Io Ah, ti ringrazio. volevo dare Dimmi, dimmi. una notizia di Gozzano. Il Gozzano ha dato un po' agli onori delle cronache quando ha fatto la campagna acquisti, perché aveva acquistato addirittura un giocatore russo con 5 anni di esperienza nel campionato di San Marino, nel Trapani, e ci si domandava un pochino dove fosse finito, perché non ha mai debuttato né in Coppa Italia né in campionato, neanche mai è stato imposto in panchina. Oggi ho avuto l'occasione di seguire la partita seduto alle spalle del direttore generale del Gozzano, Giacomo 19, e parlando mi ha spiegato che hanno qualche piccolo problema Per il transfer. per il transfer, esattamente. Ah, vabbè, E quello. risolto quello, il giocatore è comunque valido e competitivo, è un difensore, e sarà, appena risolto il problema, sarà a disposizione di Milano. E comunque la squadra mi sembra fatta per vincere il campionato, adesso Sì, così. beh, la squadra forse era fatta per fare mezza classifica in Serie D, diciamolo chiaro, perché qui c'era, a luglio c'era una fiducia enorme nel ripescaggio. Poi le cose sappiamo come sono andate, la federazione ha giustamente, secondo me, perché era assurdo fare tutti i giorni a 20 per far contenti tutti, cioè ha un po' stretto le maglie. E Gozzano per un paio di posizioni è rimasto fuori, poi rocambolescamente è finito dentro il Sondrio, insomma, in una situazione che è un po' brutta, secondo me, anche perché è di oggi, l'hai segnalato tu, il caso della Pro Sesto, che si è vista rivoluzionare il calendario e ha un sacco di concomitanze adesso con l'Inter Primavera, e rischiano di dover andare per colpe assolutamente non loro a giocare in un altro stadio, cioè una cosa che non sta nel cielo di terra, Sì, secondo loro me. hanno, leggendo quell'articolo c'era una minaccia di ritirare la squadra, che poi penso sia solo una provocazione, almeno lo spero, anche No, perché penso non anch'io, merita però la Pro comunque sono Sesto. cose che si devono fare, cioè adesso No, ma non è scherzi. che dai, come fai a far entrare una squadra a campionato iniziato e a dire a un'altra che avrà magari negoziato per sere intere con la dirigenza dell'Inter per dividersi i turni, ti ribaltiamo il calendario. Cioè, Sono le solite cose che non vanno sono le solite bene. cose della federazione nostra, Non c'è niente da fare, diciamola tutta. c'è niente da fare. Purtroppo è così, non lo riusciamo a cambiare questo modo di fare le cose all'ultimo. Quando hai tutta l'estate, analizza, chiudi i primi tempi per iscrizione, lascia a qualcheduno che ha dei problemi, gli dai qualche giorno in più e cerca di fare le cose fatte in un altro modo. Ecco, così mi sembra veramente deleterio. Comunque, Quindi, Francesco. per tornare al Gozzano per chiudere, stavo dicendo, sì, la squadra è decisamente fatta per salire, vedremo, però che, ripeto, i campionati vanno giocati fino alla fine. Quest'anno comunque è passata dal L'impressione è 18 alla quella. 16 l'eccellenza in Piemonte, quindi insomma è lunga la strada. Lunga la strada, comunque in bocca al lupo, poi ci sentiamo presto, ti ringrazio come Senz'altro. sempre. Un Va abbraccio, bene, Fra. ti lascio Ciao. continuare con la tua trasmissione e poi, già che sono qui, ricordo agli Bravo, ascoltatori bravo. che io sarò al microfono per il punto di Atlante, più che io, il mio alter ego Atlante Dubai, in cui parleremo di Serie B, Serie C e di nuovo dell'eccellenza Piemonte. Vi stuferò in tutta Italia con l'eccellenza Piemonte, ma sono proprio qua, vado allo stadio a piedi, quindi insomma, Me capite la com'è. godo, me la godo, diglielo, me la godo, me ne frego. Importante. E poi venerdì sera saremo di nuovo in diretta con Davide per stasera c'è Delirio a Ceravalle, la trasmissione sul calcio internazionale minore, che mi sembra stia avendo un discreto successo. A tal proposito, se qualcuno ci ha ascoltati, volevo ribadire che nell'ultima puntata abbiamo avuto un po' di problemi tecnici con l'audio e sono andati in onda un paio di fuori onda che non dovevano andare in onda, ma comunque parolacce non ne abbiamo dette, quindi Vabbè, insomma. ma alla fine la bella della diretta è quella, Ed dai, è stata Francesco, su. tagliata qualche coda, cioè io stavo annunciando tutto contento i miei U2, che avevo fatto la trasmissione anche con la musica tutta dedicata agli U2, e problemi audio mi hanno tagliato tutti gli annunci delle canzoni. Comunque siamo dilettanti anche noi, esattamente come gli sportivi che seguiamo, e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio, ma purtroppo a volte qualche inconveniente tecnico può succedere. Normalissimo, normalissimo, è normale che sia così, Fra. Io credo Quindi che. appuntamento alla trasmissione della prossima settimana e grazie Michele, ti lascio continuare con la tua trasmissione sulla D. Grazie, grazie Fra. Adesso mi voglio collegare con un altro amico. Grazie Francesco, ti saluto. Grazie a Volevo tutti. collegarmi con l'amico
Sandro Prosperi, che non abbiamo potuto sentire in diretta prima per problemi tecnici. E intanto sto anche postando le varie classifiche dei vari gironi, che poi andrò a leggere perché risulta. E così cercheremo di tenervi ancora un po' compagnia. Tanto per in attesa della telefonata che devo fare, cioè sto cercando di fare, mando un pezzo di musica. Sai che non ti servono più, quando subi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno se lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie, no. Quando sembra tutto fermo, la tua ruota girerà. Sopra il giorno di dolore, io non ho. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te, quando farsi una ragione vorrà dire vivere, te l'hanno detto tutti quanti che per loro è facile, quando batte un po' di sole dove ci contavi un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle ancora no, quando la ferita brucia la tua pelle si farà. Sopra il giorno di dolore che uno ha. Abbiamo collegato in diretta l'amico Sandro, che abbiamo provato di contattare prima in diretta, non ce l'abbiamo fatta, ma lui sempre gentilissimo ha chiesto scusa, ma non c'è nessuna scusa da fare, Sandro, è una cosa che facciamo in amicizia, quello che riusciamo. So che oggi c'è stato un problema, che c'era parecchia gente allo stadio. San Benedettese Giulianova 4-0, cosa ci racconti?
Allora, innanzitutto chiedo perdono veramente a tutti quanti, ma oggi c'era veramente un tanto tipo, tanta gente allo stadio e niente, non ho sentito la tua telefonata, quindi anticipo le scuse. Vai, vai, tranquillo. Quindi, per quanto riguarda il mio parere, diciamo sempre non da tifoso della Samp, bensì da sportivo, è stato un primo tempo molto equilibrato, sicuramente dovuto al gran caldo. Quindi ti anticipo che ci sono stati diversi giocatori fermi con i crampi sia da parte della Samp che da parte del Giulianova. Quindi un primo tempo molto, diciamo, equilibrato, nessuna azione da tutte e due le parti, solo un paio di occasioni per la Samp, ma niente di più. Invece il Giulianova praticamente non ha fatto un tiro in porta. Nel secondo tempo niente, si è sbloccato il risultato con il gol di Napolano su un cross dalla destra di Botticini. E lì il Giulianova, probabilmente o per inesperienza o per qualcosa, diciamo, è andato un po' in barca, e poi ci sono stati tre gol a seguire: il gol di Napolano, il gol di D'Angelo su una deviazione e l'ultimo gol di Di Paola, diciamo che è dovuto a un errore difensivo fra il terzino e il portiere. Oddio, sinceramente per quanto riguarda la partita di oggi, ecco, dopo il diciamo l'ingresso, cioè il ritorno di Napolano e soprattutto di Pepi in difesa, diciamo la squadra si è abbastanza, pare che abbia giocato un po' meglio. Non sono molto soddisfatto, insomma, al 100%, però rispetto ad Agnone è andata bene. Beh. E mi conferma anche gli altri risultati, insomma, che il Campobasso non ha vinto in casa con la Minternina, e quindi sono convinto, insomma, che questo girone è molto equilibrato e sia difficile per tutti, ecco. Poi domenica andiamo a Celano e ti darò nuove notizie in diretta sicuramente, quindi ripeto le mie scuse. No. Per quanto riguarda, ecco, la partita di oggi, ti ripeto, un primo tempo molto equilibrato, azioni non ce ne sono state da nessuna delle due squadre, poi c'è stato, ecco, questo primo gol, diciamo che molto fa anche attaccare sotto la nostra curva, eh? È una caratteristica nostra, il primo tempo nella curva ospite, il secondo sotto la nostra curva dà quella spinta in più ai giocatori che, insomma, ha dato, ecco. Questo è quando, poi se mi vuoi fare qualche altra domanda io sono... Certo, certo, io ti volevo dire, attaccare, hai detto una cosa giusta, attaccare sotto una curva con 5.000 persone, beh, in Serie sì, D. Sì, era una cosa, oggi sai, sarà stata la prima di campionato, eccetera, eccetera, era veramente strapiena, io ti ho mandato anche le foto. Sì, l'ho pubblicate, le pubblicate. Te lo mandai, ne ho altre, se vuoi te ne mando altre, però più o meno la curva era piena. E la nostra prerogativa degli ultimi campionati, cioè cercare il primo tempo di attaccare, cioè di cercare, insomma, il secondo tempo sempre di attaccare sotto la nostra curva, e sicuramente ha dato quella spinta in più. Il Giulianova sinceramente non mi ha fatto una buona impressione, quindi ecco, per questo rimango coi piedi per terra, nel senso che aspettiamo squadre più attrezzate, però non sono proprio soddisfatto, cioè il 4-0 secondo me non deve dare entusiasmi. Sì, siamo contenti, però insomma c'è molto da lavorare ancora, ecco, questo è quanto ti volevo dire. Ti volevo dire i risultati, sì, delle altre partite sono: Campobasso ha fatto 0-0 con la Minternina. Sì, Campobasso ha fatto lo 0-0, c'è la Maceratese che ha vinto, insomma. La Maceratese ha superato importante, che ha superato il Fano, esatto, e il Fano ha un punto solo. Il Fano era un'altra accreditata, come il Chieti, che comunque mi pare abbia vinto oggi. 3-0, sì, 3-0. Mi ha sorpreso un po' l'Agnonese, che vinceva 1-0 dopo ha perso 2-1 a Castelfidardo, ma il Castelfidardo l'anno scorso c'è stata la campagna fino all'ultimo, quindi conosco la realtà di quella cittadina e sono contento, insomma, per la loro vittoria. Infatti la sorpresa negativa è il Fano, che ha fermo un punto. Infatti il Fano, dopo aver fatto ci ha battuto noi 3-0 in Coppa Italia, ci ha praticamente strapazzato, ma tu mi insegni che il campionato dopo è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Infatti, quindi ecco, mo siamo a 4 punti, insomma, vediamo insomma un po' di sole, però siamo agli inizi. Io sinceramente vedrei bene un centrocampista, diciamo,
un centrocampista buono. Noi avevamo Carteri e l'avremmo rivoluto, ma pare che comunque giustamente il presidente ha detto stiamo bene così, vediamo più avanti. Insomma, comunque l'innesto di Napolano ha fatto la differenza, ma lo sapevamo. Giordano è un giocatore di... Io lo conosco molto bene, sono molto amico perché lui ha giocato qui nell'Angolana negli anni passati. Sì, siamo amici proprio... Sono amico anch'io personalmente e sapevo, poi lui... Insomma, è forte, è tornato con una voglia grande, insomma è tornato per restare, ci ho parlato l'altro giorno, sono andato, vado pure a vedere gli allenamenti, lo vedo molto carico, ecco. Comunque ti ricordo sempre che abbiamo fuori il nostro capitano Ozzy Borsoi, che comunque sia tre giornate di squalifica. Tre giornate di quelli. Due, esatto, quindi Tocci Borsoi insomma potrebbe darci quel tocco in più, ecco. Comunque sono molto contento degli under oggi, domenica scorsa mi ero un po' deluso, oggi insomma Botticini sulla fascia che ha preso il posto di Viti, ha giocato molto bene, Franco è stato messo in panchina ma ha giocato Cicchella, mi è piaciuto sinceramente, quindi tu mi insegni che gli under fanno la differenza in questa categoria, quindi insomma, però ecco, ti ripeto, dobbiamo vedere, insomma, non perché il Giulianova, per l'amor di Dio, però ha avuto dei problemi interni, ho letto questa settimana. Sì, squadre un po' più, ecco, Giulianova in fase, come dici giustamente, il Giulianova è in fase ancora di costruzione, il mercato chiude mercoledì 17 alle ore 19, esatto. Dunque dobbiamo vedere. Mi ha deluso, la Fermana è allenata dal mio amico, nonché vicino di casa, Guido Di Fabio, mi sarei aspettato pure molto, cioè comunque sia adesso è difficile con tutte, ecco, quindi sinceramente... Però Sandro, attenzione, la Fermana è andata a perdere a Recanati dove c'è quel vecchio marpione di Amaulo, te lo ripeto, dobbiamo fare attenzione. Sì, però poi insomma la Recanatese veniva dalla sconfitta di Giulianova e quindi, ecco, ti ripeto, ribadisco che secondo me questo è un girone molto equilibrato che sarà veramente difficile. Campobasso, sì. Campobasso solo due pareggi, è un po' una delusione anche lui. Il Campobasso che è partito per spaccare il campionato e vedi, quindi, però sai, all'inizio è così, poi magari col passare delle giornate le squadre forti escono sicuramente fuori, però è importante partire col piede giusto, non dico prendere il largo che sarà difficile in questo girone, però insomma non perdere le battute, ecco. Domenica Celano, io ho visto il Celano che ha fatto due brutte sconfitte, ecco, eventualmente vincendo domenica a Celano e incontrando il Fano in casa con due vittorie, insomma potremmo dire la nostra, però è presto, insomma, sicuramente gioca bene, però ancora non, sinceramente ancora non mi piace, ecco, devo vederla meglio per giudicarti, tanto noi ci sentiamo domenica prossima in diretta e poi piano piano ti dirò come vanno le cose. Certo che un centrocampista alla Carteri e il mio vecchio pallino Amarandi, che purtroppo non è stato riconfermato, avremmo sicuramente però insomma c'è gli under, diamo fiducia a Mosconi che comunque sia è un grande lavoratore, insomma un bravo mister, va bene? Va benissimo, ti ringrazio Sandro della tua domande, io sono qua Guarda Sandro, io mi riservo di chiamarti in settimana, adesso non so tu che turni fai di lavoro, magari ci sentiamo su Facebook, poi ti chiamo, facciamo sì, quando un po'... vuoi, io domenica ti confermo perché il Casmus ci ha dato via libera, quindi ti confermo che andiamo a Celano, quindi ti posso... Se riesco, quindi, guarda, quindi, se riesco... Ti prometto che non succederà più, purtroppo... No, ma vai tranquillo. Così tanta gente, non ho proprio sentito la tua telefonata, ecco. Sandro, io ti ringrazio sempre, lo sai, è una cosa che facciamo in amicizia. Lo facciamo in amicizia, quindi... E quello che viene si fa. E poi io te le dico molto spassionato, cioè non è che ti dico da tifoso, insomma, vedi, anche col 4-0, non è che ti ho detto, oh, spacchiamo qua, spacchiamo no, qua. No, io no. Vado sempre sul... È meglio andare sul cauto. Bravissimo, bravissimo. Giulianova dopo l'1-2 si è proprio sciolto, insomma, non ha avuto una reazione, non ha avuto niente, quindi però ecco, come dici tu, può essere pure che
compra qualche giocatore nuovo. Infatti il mercato chiude, bisogna tutto vedere, perché in tre giorni possono cambiare, rivoltare le squadre. Io penso che il Fano e il Campobasso qualcosa fanno. Mo pare che abbiamo ingaggiato un nuovo under, un certo Lobosco, che martedì inizia a fare gli allenamenti della Ternani, io non lo conosco, e niente, dopo ti saprò dire meglio, però pare che per adesso il nostro mercato è chiuso, ecco. Vabbè, con Napolano, Tossi, Borsoi e compagni, penso che avete Pepe, non avete mica una squadretta. Ti dico, quel ragazzo che è entrato il secondo tempo, che domenica ha giocato titolare, che la gente già iniziava, non dica a contestare, ma qua è presto a contestare, quel D'Angelo oggi ha fatto, quando è entrato, ha fatto veramente una grossa prestazione, D'Angelo del Termoli che l'anno scorso... D'Angelo è forte però, guarda, quello è forte veramente. Veramente, credimi, veramente un grosso... D'Angelo Napolano, Tossi Borsoi, Pepe, e chi più ne ha più ne mette, mi parli bene che dei fuori quota. Borgesi. Io penso che non è bello dirlo adesso, ma io la vedo la San Benedettese messa là davanti, poi lo diremo durante il campionato. Ci sentiamo domenica per domenica, non voglio... No, è prestissimo, è troppo presto. Vado sempre molto BBD per terra, comunque penso di averti dato un giusto coso. Primo tempo proprio equilibratissimo, invece stava a 30 gradi, quindi non c'è stata azione da nessuna delle due parti. Sbloccato il risultato, non c'è stata più partita, ecco. Ti volevo dire, io poi chiudo, però ti volevo dire una cosa, Napolano. Non ti preoccupare. Napolano, D'Angelo, Tozzi, Borsoi. Dimmi chi è che ha questa altezza nella categoria, poi magari posso anche sbagliare. Assolutamente, vabbè, ma io vedo anche bene il presidente, quello del Matelica con... Cavolo, Pazzi, Cacciatore, Ambrosini. Cacciatore, Ambrosini, Pazzi, sicuramente. Questo è un tridente molto forte, come il per esempio quello del Campobasso, Miani e Di Gennaro. Con Marinucci Palermo dietro a dettare i tempi, che Marinucci Palermo è un signor giocatore. Signore. Esatto, per cui ecco... Girone di ferro come sempre, Sandro, girone di ferro come sempre, girone F è così, per vincere bisogna avere la squadra. Meglio così, l'anno scorso ci siamo annoiati, almeno ce la vogliamo giocare con squadre forti, ecco, va bene? Un abbraccio, in bocca al lupo, a presto Sandro, grazie di tutto. Scusami. Dai, tranquillo. Perdonami tanto, mannaggia a me. No, tranquillissimo, ciao Sam, ciao. Ci sentiamo in settimana oppure domenica ce l'hanno. In settimana ti chiamo, ciao Sam. Okay, ciao, un abbraccio, grazie, ciao. Come abbiamo sentito, l'amico Sandro, sempre splendido, stupendo, parlare con lui, è un appassionato della Samba, però diciamo che non è uno che favori pindarici, ma è uno che sta con i piedi ben per terra. Io ripeto, Napolano, D'Angelo, Bottozzi, Borsoi, in Serie D. Un po' di Vasco Rossi, ma... A sballi ravvicinati veramente il terzo tipo questa tappa. Si voltarono a guardare il cielo con un sospiro leggero. Da quella parte sì, e da quella parte che sarebbero venuti loro. L'aveva detto il vecchio pazzo che abitava il monte. Nessuno aveva dubitato delle sue parole. Avevano bisogno di loro. Sarebbero venuti in volo. E 100.000 cuori cominciarono a sondare il cielo con un sospiro leggero. Da quella parte sì, e da quella parte che sarebbero venuti loro.
non c'era che aspettare fino all'alba, con pazienza e rassegnazione. Avrebbero risolto tutto quanto loro, senza fare il minimo rumore. Avevano bisogno di loro. Sarebbero venuti in volo. E 100.000 mani cominciarono ad alzarsi verso il cielo. Stava già facendo giorno e non era arrivato nessuno. Non si poteva più aspettare, invano. Qualcuno già diceva che non esistevano nemmeno. Dovevano fare da loro. Fu allora che presero il volo. Thank you.
Allora, abbiamo collegato in diretta l'amico Joe da Belluno che dopo la bella vittoria oggi 3-1 del Belluno sul Tamai, innanzitutto un commento sulla partita Tamai-Belluno e poi ti volevo chiedere qualcosina sui risultati che poi andiamo a vedere volta per volta. Sì, allora, innanzitutto il Belluno si conferma tra compatta e dopo la reazione del secondo tempo di oggi è cose molto molto significative, quindi bisogna vedere il seguito, se terrà la forma fisica, però è una squadra che può fare paura a tanti. Bisogna vedere anche la tensione, anche perché è molto giovane, è una panchina corta, bisogna vedere quando ci sarà un calo e contro chi. Però per ora non può temere nessuno, secondo me. E se possiamo andare a vedere le altre pretendenti del girone C, abbiamo il Bianco Scudati Padova che non sta dominando, sta regnando letteralmente. Anche oggi 4 gol. E partita senza alcun tipo di storia, quindi si conferma in testa e si conferma la squadra da base. Beh, quello era. Poi so che ci sono anche tanti tifosi al seguito, dunque anche questo è importante. Oggi a Montebelluna, notizia dell'ultimo minuto, c'erano 1500 padovani. E vuol dire Infatti tanto. non so dove l'abbiamo fatta perché non è troppo grande l'impianto. Però magari vanno tranquilli, non fanno casino, la partita la puoi vedere, ecco, non è che. Sì, poi c'era una situazione, quindi loro si sono raggruppati tra di loro e non penso che siano venuti fuori più grossi problemi. E questo momento no della Triestina, troppo giovane questa squadra. Poi è andato solo. La Sì, Triestina. scusa. La Triestina ha perso anche oggi, ok, oggi è un avversario abbastanza ostico perché ha fatto una bella squadra, ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, la Cattolese, però si è dato via gente forte nella direzione, altrettanto Non ti ha sento, ripreso non ti giocatori sento. altrettanto forti. Ecco, ci sono dei momenti che non ti sento tanto bene. Siete in movimento o sei fermo? Un momento che non ti sento. Sono abbastanza fermo, cerco di stare il più fermo possibile allora. No, non ti sento, E non ti tu che sento adesso? tanto bene. Sì, adesso sì, adesso sì. Sì, adesso vai Aspetta, avanti, per vai. provare. Dimmi, vai avanti. Allora, dicevo della Sacilese che comunque è un'ottima squadra, si dice che siano i favoritissimi per il terzo posto. Ha cambiato la squadra l'anno scorso, ma ha venduto giocatori forti, ma ne ha acquistati altrettanto forti, quindi più o meno a livello siamo lì. Oggi contro la Triestina, si sapeva, la Triestina non è una gran squadra. Era una prova per i Giuliani, ma non è andata bene. Ha segnato solo all'ultimo minuto sul passivo di 3-0. Probabilmente questa squadra costruita all'ultimo minuto dovrà un po' amalgamarsi e creare gruppo prima. Però l'entusiasmo sembra che sia tornato a Trieste. E quindi speriamo che nel seguito del campionato, poi c'è anche il mercato di novembre che può risolvere qualche problema. Sì, però da quello che ho letto non sono intenzionati a fare nulla, mi sembra un po', ecco, un po' sbagliato perché la città sembra che abbia risposto. Io andrei a rinforzare un po' la squadra, adesso poi è presto, però, cosa dici? Leggendo i nomi non vedo questi nomi così importanti per la categoria, ecco, è questo che voglio dire. Quello Capisci? sì, questo magari è che ci sono tanti giovani, a meno che giovani che personalmente non conosco bene, perché sono stati acquistati grazie a Pontrelli, molti giovani dal Lazio e dal centro Italia che io personalmente non conosco, magari ve possono venire fuori. Il punto è che secondo me la possibilità di salvezza ce l'ha, ma non per come è messa la squadra, ma semplicemente perché sono delle squadre che sono peggio, si sono messe peggio, a partire da Mezzocorona, dal Mori Santostefano che con tanta voglia però sta mettendo un po' in pericolo alcune squadre, tipo oggi ha fermato l'Arzignano,
con dell'uno che rischiava di pareggiare. Però non sono squadre a Serie D. Anche il Montebelluna sta deludendo tantissimo, ha tantissimi giovani, ok, però manca anche lì nome d'esperienza, qualche nome d'esperienza che possa far costruire lo spogliatoio. E quindi secondo me loro sono addirittura dietro al Triestino. Sì, siamo solo all'inizio, dunque probabilmente stiamo azzardando troppo a dire questo, però effettivamente... Questo è vero. Sono stato io il primo a dirtelo. Azzardiamo forse un po' troppo a dire così, però secondo me la Triestina deve fare qualche acquisto di categoria, cioè deve prendere qualche giocatore di categoria, forse in mezzo ai giovani può fare quel salto di qualità che adesso non si vede. È tornata la tifoseria, perché ho visto comunque parecchi abbonamenti. Oggi pare che c'erano circa 2.000 persone, se non di più, allo stadio. Adesso i numeri li ho letti di qua e di là, dunque la certezza non ce l'ho. Però è già un buon segno. Magari a novembre arriva qualche, sì, però, ragazzo d'esperienza che possa dare una mano a questi giorni. Ma secondo me non si faranno problemi a prendere un paio di giocatori. Ma comunque, intanto giochiamo fino a novembre, poi vediamo. Questo sicuramente, questo è da vedere. Allora, Bianco Scudati, Alto Vicentino, Belluno, Clodiense, tutte e quattro appaiate in terza della classifica. Questa Clodiense... E la Clodiense è la gran sorpresa. Vedi? E oggi è arrivata la notizia, perché cioè, tra Belluno e Union Ripa, ovviamente da derby, da campanellismo, non corre buon sangue, quindi non si parlava d'altro che la Clodiense, ovviamente, che ha fatto il colpaccio, ha battuto il Ripa al Boscherai, squadra ben più quotata comunque, anche a livello diciamo di mercato. La Clodiense ha vinto su un campo parecchio ostico per molti avversari, però ha vinto in 9, ha vinto, era in doppia inferiorità numerica con due espulsioni addirittura, è riuscita a segnare il gol del vantaggio, poi subito recuperato, ma ha segnato ancora, e De Marc poi per il Ripa ha preso una traversa che ha condannato al pareggio. Però è una bella sorpresa, adesso vedremo come continuerà. Sicuramente. E dietro, stavo guardando la classifica così, volante, questo Fontana Fredda insieme alla Sacilese, 4 punti. La Sacilese è partita un po' lenta, ma risalirà tranquillamente. Anzi, oggi ha dimostrato tantissimo e non ho dubbi che farà un gran campionato. Il Fontana Fredda... può essere la sorpresa insieme al Crash Rappen. Sì, il Crash Rappen è strano, non perde, non molla quella. Il Crash non molla, ma è fenomenale il Crash. La squadra a bocca di molti sembra che debba essere la sorpresa del campionato insieme al Tamai. Oggi non ho visto sto gran Tamai, ma dai risultati, da quello che ho letto in settimana, il Crash secondo me è molto più quotato per arrivare almeno a metà classifica con grande tranquillità. Quindi bisogna dedicarci un occhio e un po' di attenzione a questo Crash che farà faville. Sì, ha una rosa quasi tutta di sloveni, gente che noi non conosciamo perché magari non frequentiamo, sono ragazzi che vengono molti dalla Slovenia, però... ne sento parlare molto bene, e finora 2 partite, 2 pareggi, è tutto da vedere, però attenzione perché può essere la mina vagante veramente in questo girone. Esatto, sì, è ovvio, è pareggiato, però attenzione perché Legnago ha fatto una gran rimonta, però era sul 3-1. Legnago, da quello che mi avevi detto, è una squadra costruita per vincere, non per partecipare, ecco. Sì, oddio, vincere non lo so, però... No, vincere, per fare bene, ecco, per fare bene. Vincere poi è una parola grossa. Dico, per fare bene, ecco. Sì, esattamente. E infatti il pareggio è stato... Anzi, il 3-1 del Crash è stata una sorpresona, il che dimostra che quest'anno forse è l'anno buono per la salvezza del Crash, perché ricordiamo che è 3 anni che si prova il Crash, che ha fatto la terza stagione che fa il Serie D, però... 2 volte che ci ha provato, 2 volte retrocesso il primo colpo, però è subito risalito. Chissà se quest'anno sia la volta buona, e secondo me lo è. Mi auguro per loro, anche perché c'è molto entusiasmo intorno alla squadra. Del Montebelluna mi hai detto che è la delusione. Triestina ne abbiamo parlato, Legnano un punto solo, non è sicuramente come si pensava.
Poi c'è anche Ripa, c'è il Mezzocorone, il Giorgione, il Dro, l'Union Pro, il Mori Santo Stefano, ferme tutte a un punto, con questo zero in pagella del Monte Belluna, boh, Io da ne ho tre vedere. del Mezzocorone. Eh sì, è vero, il Mezzocorona, Il Dro in scusami, particolare è questo meno terreno tre, bravissimo. appunto, com'è? Il Mezzocorona è meno tre in classifica, no? Sì, a meno 4 di penalizzazione, ha pareggiato la prima, no, ha pareggiato la prima in classe di campionato. Io mi soffermerei un attimo sul Dro perché il Dro, ok, oggi ha avuto un calendario un po' svantaggevole perché è partita subito con Ripa e Marano, che non sono due squadrette, insomma. Però avere già un punto dopo queste due partitone è già una gran cosa. Quindi anche quella verrà fuori in seguito. Giorgione è molto in dubbio, bisogna capire bene cosa vogliono fare, come giocheranno, però la squadra è più o meno sempre la stessa degli anni scorsi, non dell'anno scorso ma degli anni scorsi, quindi il gruppo c'è, secondo me la salvezza arriverà dall'esperienza proprio. Sì, quello come dici tu giustamente, dobbiamo vedere il fattore esperienza, però dai, la squadra c'è, ecco, la squadra c'è. Esatto. Allora io. Ma l'Union Pro e le Fontana Preda, che sono due non promosse, sono tutte da verificare quelle, perché sembrano quotate per la salvezza, sono partiti anche abbastanza bene e chissà che non riescano anche a far bene. Vediamo, questo è Union Pro e Fontana Preda sono un po' le due incognite per me. Sì, beh, non si conoscono come altri che sono affrontati l'anno passato, sicuramente. Esatto, anche perché hanno cambiato molto nelle due squadre, quindi bisognerà vedere come si troveranno i giocatori, quanto renderanno. Però dai, i nuovi, soprattutto a Fontana Preda, i nuovi hanno già dimostrato di poter far bene, anche oggi De Martino ha segnato, Florian per Fontana Preda, che sono due ottimi giocatori che in Serie B hanno il loro nome, soprattutto in Triveneto, e possono fare quei gol decisivi. E che oggi ho fatto, tra l'altro. Sì, beh, sì, questo è anche vero, questo è anche vero. Da vedere diverse squadre da scoprire ci sono in questo girone, dai, bisogna Esattamente. avere anche un po' di pazienza perché il girone non si può conoscere così bene, però Sì, di sicuramente. fatto. Bisogna fare attenzione a questo, come hai detto tu all'inizio, questo Padova che può essere veramente l'ammazza campionato. Esatto, sempre però col Marrano, con lato vicentino che saranno come Pordenone, ma e Marrano l'anno scorso, che secondo me andrà a finire nello stesso identico modo, quindi Tu dici che vedremo. perde Però un'altra per il volta. resto, secondo me si prospetta un gran bel campionato, ricco di sorprese, di dubbi. È bello di questo campionato, può dare delle soddisfazioni a chi lo guarda, a chi lo segue per passione. Sicuramente. Io, Gio, ti ringrazio, ti saluto, scusami se ti ho rotto le scatole un'altra volta, ci aggiorniamo Ma in settimana che figurati. facciamo il punto un po' sul girone, vediamo un po'. Mercoledì chiudo il campionato e poi ti chiamo per quella cosa là del fantacalcio per spiegarti com'è. Ok? Perfetto, Un grazie abbraccio. mille. Ciao, ciao, Gio, ciao. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Allora, torniamo in diretta, abbiamo parlato con l'amico Gio e adesso andiamo con i Village People. Much that you can say, except
advantage, sliding all the night. A survivor, no matter who you are, time runs so far away, you must see the light. Survivor, only with the moon. Heart is broken, there's nothing else to lose.
Times Square. If you won't let us in your world just isn't there. Torniamo in diretta e adesso un altro pezzo, abbiamo sentito un pezzo degli U2, ne facciamo sentire un altro e poi andiamo a fare un giro su, proviamo a sentire Costantino dalla Sardegna che ci racconta qualcosa sulla partita che è andata a vedere oggi, non sono riuscito a chiamarlo, vediamo. Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara.
Abbiamo collegato in diretta l'amico Costantino che ci racconta un po' oggi, purtroppo non sono riuscito a mettermi in contatto con lui, c'è dei problemi con Skype comunque. Adesso ce l'abbiamo, abbiamo qua con noi e ci racconti un po' che partita sei andato prima di tutto, che partita sei andato a vedere. Sì, la partita è da Serie B, logicamente il girone G, tra Buduni e Isola Liri. 3-2. Il risultato, sì, 3-2 per il Buduni. Una gran bella partita, molto, molto combattuta, anche se disturbata come al solito in questo periodo, però purtroppo è dovuta al caldo, un caldo veramente circa 30 gradi, perciò ha fatto soffrire i giocatori in campo, poi in un terreno di gioco sintetico, perciò pure molto secco, molto pesante. Della gara devo dire che l'Isola Liri è partita alla grande, cioè gli ospiti sono partiti alla grande e addirittura nei primi minuti, diciamo, hanno rischiato per ben due volte di passare in vantaggio, con delle belle azioni soprattutto esterne, però un po' per imprecisione, un po' per la bravura del portiere, niente di fatto. Poi invece il Buduni alla prima vera occasione è passato in vantaggio con un calcio d'angolo. Corsini, il centrale difensivo, è saltato bene di testa e ha insaccato. Reazione molto bella dell'Isola Liri, all'inizio così l'1-0 si è portato fino alla fine, prima della fine del primo tempo, qualche minuto prima l'Isola Liri ha pareggiato. Uh-huh. Per un errore, ecco, questo magari un errore del portiere, poi nel minuto finale. E ha continuato, gli ospiti hanno continuato a giocare bene, sembrava addirittura che la partita doveva essere ribaltata. Anche nell'inizio della seconda parte, diciamo i primi 10-15 minuti, è stata tutta per gli ospiti, con due belle azioni e due grandi occasioni. Poi però il Buduni è uscito alla grande, ha degli elementi veramente, ha effettuato dei nuovi acquisti veramente validi, veramente di categoria superiore, hanno fatto loro la partita. Sono andati in vantaggio di due gol, hanno tenuto il 3-1 proprio nei minuti finali, il 3-2 di consolazione che è anche il risultato finale. Devo dire che l'Isola Liri mi ha molto impressionato perché soprattutto in due esterni, ora non ricordo, non ho qui la lista dei nomi, comunque due esterni molto giovani che hanno fatto molto bene e hanno messo in grave disagio la squadra di Buduni. Ecco, ora c'ho i nomi, Sant'Angelo e Reali, due esterni dell'Isola Liri. Poi per quanto riguarda la posizione del Buduni, che io avevo già elencato anche nella volta scorsa, svolge un gran bel gioco, soprattutto a centrocampo, un gran bel gioco anche se finalizza un po' meno. I tre gol sì, sono frutto, sono importanti i tre gol, però diciamo che sono molto frutto delle situazioni personali, soprattutto in Fontanella e Di Prisco, che hanno giocato molto bene, con Villa che è stato finalizzatore. Volevo dirti, Costa, adesso sediamo, se non so se tu hai presenti i risultati, se vuoi te li dico: Arzachena San Cesario 1-1, Astrea Palestrina 1-0, Budoni Solariri, come ci hai riferito tu, 3-2, Cintia Lupa Castelli 0-2, Ostia Mare Anzio Lavinio 6-2, Selargius Fondi 2-1, Sora Nuorese 3-2, Terracina Aprilia 2-2 e Viterbese Olbia 2-1. L'Ostia Mare è in testa alla classifica, ma c'è stata la vittoria di questo Selargius che tu avevi, nonostante la sconfitta di domenica scorsa, avevi descritto come una squadra che ti è piaciuta molto e alla fine ha battuto 2-1 il Fondi. Prima vittoria dell'era Karel Zeman, avevi riferito che gioca molto bene, che cosa ci racconti di questo? Ti ha sorpreso la vittoria del Salario sul Fondi o, come avevi detto, anticipato tu, no, perché la squadra gioca molto bene?
No, io abbiamo fatto una piccola presentazione dove io ho parlato delle squadre sarde che io avevo seguito, che io potevo dare le mie impressioni, e ti avevo detto che il Selagius con l'Ulbia ha perso, però ha perso 2-0, ma nell'ultimo secondo il rigore, che oltretutto era pure in esistenza, diciamo che il risultato più equo era di 1-0, ma quello, il punteggio non incide sul risultato. Però ha dato una grande bella impressione, grandissimi movimenti dell'intera squadra, l'Ulbia, secondo me l'Ulbia è testimone anche il risultato odierno, che ha perso con la Viterbese, ma vedendo i blog, vedendo anche le situazioni, sembra che lui abbia giocato molto bene, alla pari di una Viterbese che sicuramente, assieme a Lugia, logicamente, a altra qualche squadra, sarà la squadra che punterà alla vittoria finale. Per quanto riguarda sempre il discorso, ecco, ci soffermiamo soprattutto nei risultati, lascia un po' pensare questo Ostia Mare Anzio-Lavino 6-2, vedo qua il tabellino. Sì. L'Anzio purtroppo oltretutto è capitanato dal Vardi, che è stato l'anno scorso anche il mister qui dell'Arcachena, ma mi sembra che abbia subito qualcosa come 14 gol in 3 gare, perciò sicuramente ci sarà da mettere qualche pezza alla situazione, perché 14 gare in 3 gol sono tantissimi, oltre al fatto della sconfitta, 14 gare sono pesantissimi. E per la Nuorese ho sentito, questo logicamente poi tu mi puoi essere di conforto, che ha disputato una buona gara con il Sora, e ci sta anche la sconfitta della Nuorese, essendo il Sora una squadra, una compagine ben attrezzata. Tu sai che l'Arzachena ha fatto una buona partita col San Cesario, perché il San Cesario è sempre un'ottima squadra, è una squadra. Questo pareggio ti stupisce o la stanno rifacendo la squadra? Ha fatto 3 acquisti, ha preso Cicino, ha preso Fideli, io conosco tra l'altro entrambi, hanno giocato nel passato nell'Angolana. Fideli, Marco, è un ragazzo che ha i suoi 26-27 anni, comunque è uno che si può adattare in tanti ruoli, poi è uno, un cavallo pazzo sulla fascia, uno che fa chilometri. Cicino è uno che ha sempre fatto gol, giocava nel Fano, anche quando è passato qui all'Angolana aveva fatto bene. Ho visto che ha diversi giovani, ma sta mettendo anche dei pezzi che hanno girato un po', che hanno esperienza. Come la vedi questa costruzione della Zachena? Allora, io Fideli lo conosco anch'io, l'ho visto giocare, lui ha giocato anche, è sardo. Sì, Marco sì. Anche in Sardegna, e lo conosco, diciamo, ho avuto modo di vederlo, è un elemento. Io Cicino non l'ho visto, me ne hanno parlato come un buon elemento che potrebbe essere d'aiuto alla Zachena. Stranamente io la Zachena, come del resto ti ho fatto notare, l'ho vista solo una volta in un amichevole precampionato, non mi aveva fatto una grande impressione, poi le partite erano esterne e io non ho avuto modo di seguirle, perciò non posso fare una valutazione reale. Io sulla carta ti potrei dire che gli acquisti dovrebbero essere di peso, dovrebbero essere adeguati gli acquisti che ha fatto la Zachena, però mi sembra, questa è la mia impressione, che troppi acquisti alla fine potrebbero essere dannosi, perché ci sono molti doppioni e probabilmente non è stato centrato la carenza dell'Arzachena, che è nel centrocampo, perché Manzini e Bonacquisti sono due ottimi elementi che però sono molto simili, non che uno esclude l'altro, però sono molto simili e la squadra ne risente. Avrebbe bisogno, ora nella squadra c'è un giovane, c'è Spina, che sta facendo bene, però avrebbe bisogno di qualche cosa in mezzo che possa dare la differenza. Io ho visto, per ritornare alle squadre, io ho visto l'Ulbia, c'è Barone, Mastinu, è lo stesso Mulino, oltre a Stiri, che fanno un centrocampo veramente di spessore. Nel Buduni, Giunti, questo Fontanella che ha fatto la differenza oggi, ma anche l'altra partita, è Di Prisco, ecco, hanno la loro forza basata sul centrocampo,
e il centrocampo secondo me è l'anima della squadra. Beh, diciamo che con un buon centrocampo sei a un buon punto nella costruzione della squadra, è lì il fulcro del gioco. Del gioco, almeno del gioco. I risultati, lo sai bene, i risultati certe volte sono dovuti a episodi che poi decretano il risultato. Per esempio oggi nella descrizione mi sono dimenticato di dire che era la cosa più importante, che è una cosa molto importante, che l'Isola Liri, anzi il Buduni, ha fatto due salvataggi sulla linea, perciò l'Isola Liri ha perso, però avrebbe anche potuto non perdere, perché a perdere con un gol di scarto e vedersi rimandata la palla proprio sulla linea, non metaforica, ma diciamo a pochi centimetri dalla linea a portiere battuto, sta a significare che la squadra ha giocato bene. Io ho parlato anche col mister della società, era della squadra, ospite dell'Isola Liri, era molto soddisfatto dell'allenamento, purtroppo non del risultato, ma quello non si può cambiare così, cioè, però diciamo Budoni, cioè, senza tante chiacchiere fai i fatti, da quello che vedo, e ha fatto un buon risultato. Vincere 3-2 con l'Isola Liri non era sicuramente facile. Abbiamo detto questo Ostia Mare che è al comando da solo con 6 punti. Il Terracina, dopo la buona vittoria di domenica scorsa, si è fatto fregare sul finale, vinceva 2-1 con l'Aprilia, ma anche l'Aprilia, Terracina, San Cesario, Viterbese, stessa Nuorese, sono tutte squadre che potrebbero, tra questo lotto dovrebbe uscire chi alla fine vincerà il campionato, secondo me. Oltre a Lupa Castelli. Certo, oltre l'Olbia e la Lupa Castelli, che mi ero dimenticato, chiaramente, mi ero dimenticato anche la Lupa Castelli. Adesso dando un'occhiata... La Lupa Castelli ora è a 4 punti. Sì, 4 punti. Infatti ti volevo leggere la classifica, Ostia Mare 6 punti, 4 punti, c'è Aprilia, San Cesario, Terracina, Lupa Castelli e Viterbese. A 3 punti Cintia, Nuorese, Fondi, Sora, Astrea, Budoni, Selargius, a 2 punti Larzachena, a 0 punti Isola Liri e Anzio Lavigno, che veramente è... viene bucato troppo facilmente perché subisce parecchi gol, 6 oggi e se non sbaglio 5-6 anche la scorsa settimana. Palestrina 14 gol in tre partite. Il Palestrina che è a meno 1, penalizzato di un punto, è rimasto fermo al palo a meno 1. Sì, Anzio Lavigno Palestrina, questo Isola Liri secondo me... Michele, scusa se ti interrompo, sì. L'Isola Liri è stato penalizzato di un punto. Hai ragione, infatti adesso ha fatto un punto e ha 0 punti, hai ragione, scusami, hai pienamente ragione. Questa classifica in pratica denota le forze del campionato, mettendo quelle squadre lì a 4 punti, resta un po' fuori... Diciamo c'è fuori sia la Nuorese che l'Olbia, che diciamo non sono nei primi posti, però sono qua, ci sono, ecco. Come lo vedi tu il campionato? Saresti fermo sempre su quei nomi o, guardando adesso, avendo visto già, sono solo 2 partite, ci certo. Potrebbe essere la sorpresa, e soprattutto 2 parole sul Selargius che... seguiamo con passione, avendo il figlio di Zeman in panchina. In settimana so che c'è l'amichevole Selargius Cagliari, tra l'altro. Sì. Sembra mercoledì. Io, 17. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, rimango su quello che avevamo parlato, il pronostico di quelle squadre non cambia, perché quelle saranno sicuramente le squadre che poi alla fine avranno modo di lottare per il campionato. Ti devo dire che intanto domenica ci sarà un derby particolare che noi dovremo seguire assieme, ci sarà Olbia Buduni, un derby sardo, bellissima partita, bella partita, sarà pure la rivincita della Coppa Italia iniziale precampionato, sarà molto importante perché l'Olbia viene da una sconfitta, vedendo le notizie, vedendo ciò che riportano i blog, diciamo così, le notizie avute, ha giocato molto bene, poteva anche uscire in battuta. Il Buduni ha giocato molto bene, pur come ho detto prima, aiutata anche dagli episodi, però ha giocato molto bene, perciò sicuramente sarà un bel derby. L'Olbia comunque rimane favorita, intanto perché avrà dalla sua il campo,
la situazione casalinga, che aiuta molto, e poi è una squadra che è superiore al Budone, almeno come organico. Questo come dici tu, sì, però oggi eri presente a vedere la partita, penso che abbia stupito anche te questo Budoni che, giustamente tu mi dicevi, Michele, ha vinto, però l'Isola Lira ha giocato molto bene, però secondo me nel calcio il risultato è molto importante, è trainante per il morale e per tutto, e avendo vinto oggi potrebbe giocare un brutto scherzo all'Olbia, anche se un derby è difficile preventivarlo, e poi... come dicevi giustamente, l'Olbia è una squadra con una certa forza, non solo nelle individualità, ma anche è forte, l'Olbia c'è, ecco, diciamo. Sì, Michele, io ne approfitto, magari lo diciamo anche in diretta, se questo può essere, certo, può essere favorevole, che per metà settimana potremmo avere un contatto telefonico, un'intervista, se la vuoi mandare in diretta, oppure magari poi nel blog, con il mister Cerbone, che oggi abbiamo avuto un dialogo e mi ha detto che è ben disponibile per presentare il derby, che sarà molto importante. Magari, se riusciamo, potremmo farla anche con il mister Scotto dell'Olbia, sarebbe una cosa molto, molto interessante, credo. Sì. Se riusciamo a fare, se riesco con Spreaker a fare la chiamata sia a te che a loro, in modo di poter fare l'intervista, oppure chiamarti a te su Spreaker, su Skype, chiamarti mentre tu sei al telefono con loro. Adesso vediamo di organizzare questa intervista, la mandiamo sicuramente sul blog, interessante, sono due, presentare la partita con i due allenatori è il massimo, diciamo, certo, che possiamo fare. Certo, io infatti prevedo che si possa fare, potremmo tentare i contatti, cioè i contatti sono già stati, potremmo affinare i contatti con i mister, e così potremo fare una presentazione. Molto importante il derby della Gallura qui, diciamo, tra Olbia e Budoni, perché avrà sicuramente un buon seguito. Beh, sicuro, poi l'Olbia è, diciamo, una città che ha numeri, cioè c'è diversi abitanti, comunque Budoni non è un paesello qualunque, ha un seguito di tifosi e sicuramente ci sarà presenza allo stadio, ecco, sarà... Ecco, a proposito dei tifosi, ci dilunghiamo ancora un po'. Oggi una cosa molto importante che io tengo molto a sottolineare, i tifosi dell'Isola Liri, che insomma, diciamo, sono al di là del mare, perciò non era facile, erano tanti, probabilmente un 20-25, ed è una cosa molto importante. C'era anche un gran pubblico da parte del Budoni, data la giornata, che anche se probabilmente era adatta per il mare, però ha anche favorito la presenza negli stadi. Penso che il pubblico si aggirasse sui 500-550 persone, che cavolo, sono tantissimi, ma volevo dirti, lì c'è ancora aria di mare in Sardegna. Ti dicevo, oggi probabilmente non avevo modo di segnare i gradi, ma penso 30 gradi, forse anche qualcosina in più. Oltre i 30 gradi, sì. Beati voi. Beh, si sta bene anche qua, in Abruzzo, però lì vedo che il mare in settembre sarebbe il massimo, diciamo, in Sardegna, certo, il mare, certo, in settembre. Sai, ora parlando di calcio, questo è esterno, ma il mare sardo è più bello sia in luglio che in settembre, perché c'è meno confusione e anche più tranquillità. Porta uno spot alla Sardegna, ci vuole, perché lo merita, la Sardegna è stupenda come regione, ci vuole. Io ti ringrazio, Costantino, per la tua disponibilità, ci sentiamo tra domani e dopodomani per metterci d'accordo in questa intervista, fare qualche prova, vediamo se riusciamo a mandare in diretta l'intervista ai due allenatori, ok? Sì, ok, ti ringrazio, ci sentiamo. Grazie Costantino, grazie di tutto, ciao. Grazie. Ciao. Allora, come abbiamo sentito, l'amico Costantino ci ha dato questa chicca, che proveremo a fare questa intervista, adesso vediamo come gestirla, perché purtroppo con Skype cerchiamo di farlo, però noi ci proviamo, poi speriamo di essere in grado di gestirla, cosa molto interessante, magari la registriamo, poi la inseriamo
grazie all'amico Francesco, le inseriamo in qualche trasmissione. Adesso vediamo come muoverci. Tra domani e dopodomani mi sento con Costantino e vediamo di provarci. Concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai. E i calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza, abbastanza. Se per ogni sbaglio avessi 1.000 lire, che vecchiaia che passerei. Strade troppo strette e diritte per chi vuol cambiare rotta oppure sdraiarsi un po', che andare va bene, però a volte serve un motivo, motivo. Certi giorni ci chiediamo è tutto qui, e la risposta è sempre sì. Non è tempo per noi che non ci svegliamo mai, abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai, belli o brutti, abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Se un bel giorno passi di qua, lasciati amare, poi scordati, svelta di me. E qui il giorno è già buono per amare qualchidun altro, qualche altro. Stiamo buttando via, beh, noi siamo bravi a raccoglierci. Non è tempo per noi che non ci adeguiamo mai, fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori dai. Abbiamo donne pazienti, rassegnate ai nostri guai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi che non vestiamo come voi, non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi. Forse ingenui o testardi, poco furbi, casi umani. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi che non ci svegliamo mai, abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai, belli o brutti, abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Torniamo in diretta, adesso facciamo un riepilogo un po' su tutti i vari risultati e le classifiche dei vari gironi. Andiamo subito, cerchiamo di andare subito con il girone A, e abbiamo avuto questi risultati che a breve vi leggerò. Stiamo andando anche verso la chiusura della trasmissione. L'Argentina Taggia Chieri 2-1, Bolinzago San Colombano 2-0, Brac 1-1-1, Cornese Vado 2-2, Novese Acqui 2-0, Oltrepò Voghera Asti 0-0, Prosettimo Borgomanero 1-0, Rapallo Bogliasco 0-2,
Sestri Levante d'Artona 2-0, Valle d'Aosta Lavagnese 0-2. Per la classifica che vede Lavagnese, Sestri, Sporting Bellinzago con 6 punti, sorprende lo Sporting Bellinzago, la conferma del Sestri e della Lavagnese. A 4 punti abbiamo Cuneo, Oltrepò Voghera, Cornese, Vado e Argentina, anche questa è una sorpresa, debuttante Argentina come lo Sporting Bellinzago, a 4 punti. San Colombano, Pro Settimo, Borgo Cesar, Novese, Acqui 3 punti, 1 punto per Asti, Dertona, Bra, 0 punti per Chieri, Valle d'Aosta, Borgo Manero e a sorpresa questo Rapallo Bogliasco, che dovrebbe essere una squadra con una certa forza, ma purtroppo non riusciamo, non vediamo, non si vede il Rapallo che ci si aspettava. Comunque, ora andiamo subito a leggere il girone B. Girone B, abbiamo questi risultati: Chileverghe Castiglione 0-5, Folgore Caratese Lecco 2-3, Inveruno Caravaggio 4-1, Mapello Virtus Verona Vicam 3-2, Olginatese Seregno 0-2, Pergolettese Aurora 4-1, Sondrio Montichiari, al debutto il Sondrio batte 2-0 il Montichiari, Villafranca Pontesola 1-1, ieri giocata a Cisarano Castellana 3-3, riposato la Pro Sesto. La classifica vede Castiglione, Seregno, Veruno con 6 punti, Pergolettese, Pontesola, Lecco, Mappello, Bonate 4, Aurora, Sondrio 3 punti, Caravaggio, Folgore Caratese, Verona, Virtus Wicam, Castellana, Cisarano, Villafranca, Veronese 1 punto, Pro Sesto, Ginatese, Atletico, Montichiari, Chileverghe 0 punti. Passato quando ormai ricordo, le parole passano, ma il mio amore è ancora qua e tu sei là. Se vince chi fugge, allora hai perso perché resti immobile davanti all'amore, quindi a me. La pioggia è uno stato d'animo che dipende. Andiamo a vedere i risultati del girone C. Alto Vicentino Dro 1-0, Fontana Fredda Mezzocorona 2-1, Crassarapen Legnano 3-3, Montebelluno Legnago 3-3, Montebelluno Padova 1-4, Tamai Montebelluno 1-3, Triestina Sicilese 1-3, Union Pro Giorgione 1-1, Union Ripar Clodiense 1-2. Per la classifica vede al comando la sorpresa Clodiense insieme al Belluno, Padova e l'Alto Vicentino. A 4 punti Fontana Fredda Sacilese, 3 punti Tamai, 2 punti Arziane Chiampo e Crassarapen, 1 punto per il Dro, Union Ripa La Fenora, Unione Triestrina, Giorgione, Mori Santo Stefano, Union Pro, Legnano Salus, Montebelluno 0 punti, Mezzocorona meno 3 punti in classifica.
E ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta. Andiamo con in diretta con il girone D, Atletico San Paolo Padova Mezzolara 2-2, Formigine Correggese 2-3, Fortis Bellaria, Ferti Juventus Bellaria 3-0, Gioli Montemurlo Fiorenzuola 0-0, Piacenza Albano 1-1, scusa Abano 1-1, Delta Porto Tolle Rovigo, Castelfranco 2-3, Romagna Centro Fidenza 2-2, Termana Abano Ceccato Scandicci 1-0. Ieri si è giocato Rimole Imolese. La classifica vede l'Este e il Virtus Castelfranco al comando con 6 punti. A 4 punti Piacenza, Mezzolara, Termal Abano Ceccano. A 3 punti Forte Juventus, Delta Porto Tolle, Correggese. A 2 punti Fiorenzuola, Fidenza, Abano Calcio, Romagna Centro. A 1 punto Formigine, Ribelle, Scandicci, Imolese, Rimini, Atletico San Paolo Padova e Gioli Montemurlo. Rimini qua è sbagliato, Rimini ha 4 punti perché ieri ha battuto il Limolese e il Bellaria ha 0 punti. C'è un errore in questa classifica, comunque Rimini ha 4 punti. C'è niente, ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango, con la testa tra le mani, e rimango. Andiamo in diretta col girone D, Rieti Poggibonsi 0-0, Bastia Govorrano 1-2, Gualdo Flaminia 1-3, Pianese Foligno 1-2, Ponzacco Olimpia Collegiana 2-2, Siena San Giovanni Valdano San Giovannese 3-1, San Donato Tavernelle Alto Tevere San Sepolcro 0-0, Trestina Massese 2-0, Villabiago Volantus Spoleto 1-1. La classifica vede Gavorrano 6 punti, Foligno, Ponzacco, Rieti, San Sepolcro 4, Trestina, Flaminia, Pianese, San Giovanni Valdarno, Massese 3 punti, Poggibonsi 2, Spoleto, Villa Biagio, Casa Castalda, Colligiana, San Donato Tavernelle 1, Bastia 0 punti.
Girone F, risultati: Campobasso Mitterlina 0-0, Castelfidardo Olimpionieri 0-1. No, è sbagliatissimo, perché il Castelfidardo ha battuto l'Agnonese 2-1, Chieti Celano 3-0, Maceratese Fano 2-1, Metellica Termoli 1-0, Ercanatese Fermana 2-0, San Ministero Giulianova 4-0, San Nicolò Chiesina 2-1, Vispesaro Civitanovese 2-2. Per una classifica che vede Maceratese 6 punti, Civitanovese, San Nicolò e Civitanovese, San Nicolò, Chieti, San Benedettese, Mitternina e Castelfidardo a 4 punti, Giulianova, Recanatese, Mattelica 3 punti, Campobasso 2 punti, Agnonese, Termoli, Jesina, Fermana, Fano, Vispesaro 1 punto, Celano Marsica 0 punti. Andiamo a leggere il girone G, i risultati sono i seguenti: Arzachena San Cesario 1-1, Astrea Palestrina 1-0, Budoni Isolari 3-2, come ci ha raccontato l'amico Santino, Cintia Lupa Castelli Romani 0-2, Ostia Mare Anzi Lavigno 6-2, Selardio Sfondi 2-1, Sora Novese Nuorese 3-2, Terracina Priglia 2-2, Viterbese Olbia 2-1. Per una classifica che vede così: Ostia Mare 6 punti, Aprilia 4, San Cesario 4, Terracina 4, Lupa Castelli Romane 4, Viterbese 4. A 3 punti Cintia, Nuorese, Fondi, Sora, Astrea, Budoni, Selargius e Olbia. A 2 punti Arzachena, 1 punto Isola Liri e Anzilavino. Scusate, a 0 punti Isola Liri e Anzilavino, a meno 1 il Palestrina. Sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. Serie D, girone H, che adesso andremo ad approfondire perché le due partite sono iniziate dopo, e abbiamo i seguenti risultati: Grottaglia Bisceglie 1-4, Arzanese Pomigliano 0-1, Gallipoli Brindisi 2-1, Polisportiva Sarnese Scafatese 3-2, Potenza del Division 0-2, Taranto Cavese 1-1. Alle 17 Fidelis Francavilla 2-0, subito in gol il debutto d'Agostino, ex giocatore che doveva andare alla Juventus e Real Madrid. E in campo il Manfredonia con Putoelana, che sta vincendo 2-0.
per la seguente classifica: Fidelis Andria 6 punti, Gallipoli 6 punti, a 4 punti Taranto, Biscelli a 3 punti, Pomigliano, Gilbilson, Francavilla, Brindisi, Sarnese, a 2 punti Monopoli, a 2 punti il due punti Monopoli San Severo, 1 punto per Potenza, Arzanese, Puteolana, 0 punti Scafatese, il Manfredonia dovrebbe sbalzare a 3 punti, la Cavese va a meno 1, Grottaglia resta fermo a meno 1, anche la Cavese è partita da meno 5, avendo accumulato 4 punti ora si trova a meno 1. Poco daremo di girone H con relativa, ricontrollando un attimo la classifica. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi, ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte risente sempre più vera, e non come adesso, nei sabato sera. We'll be right back.
possiamo dare adesso risultati, se non finali, perché Anfredonia si sta ancora giocando, mancano circa 10 minuti alla fine, comunque sta vincendo 2-0. Allora, Serie D, Girone H, Grottaglie e Bisceglie 1-4, Arzanese Pomigliano 0-1, Fideli Sandia, giocatelo di Fideli Sandia, Francavilla 2-0, Gallipoli Brindisi 2-1, Manfredonia Puttollana 2-0, manca 10 minuti alla fine, Sarnese Scavatese 3-2, Potenza del Diviston 0-2, San Severo Monopoli 1-1, Taranto Cavese 1-1, che vede con la vittoria del Manfredonia e dello Fideli Sandria, Fredonia ripeto manca pochi minuti alla fine, vince 2-0, e della Fideli Sandria la classifica è la seguente. Abbiamo Gallipoli, Fidele Sandria a punteggio pieno al comando con 6 punti. 4 punti seguono Taranto, Bisceglie, a 3 punti Manfredonia, Pomigliano, Francavilla, Brindisi, Gelbilson e Sarnese, a 2 punti San Severo e il Monopoli, a 1 punto l'Arzanese, Puttollana e la Scafatese, la Puttollana, Arzanese, Puttollana e Potenza con 1 punto, Scafatese e Cavese a 0 punti, la Cavese è partita a meno 4, e Grottaglie ferma al palo a meno 1. Vediamo che la Cavese è riuscita a rimontare i punti che aveva di svantaggio, i 4 punti di penalizzazione, in 2 partite ha colmato il gap e ora si trova a 0 punti in classifica. Ricordiamo che tutta questa penalizzazione viene dai campionati scorsi. Questo è quanto c'era da dire, giusto per precisare i risultati. Andiamo con un po' il sottofondo musicale. Ripetiamo, a 10 minuti alla fine il Manfredonia in vantaggio 2-0 con Manfredonia Puttollana 2-0, la partita è iniziata alle 18, circa 10 minuti alla fine della partita. Per pulirmi in pace le mie piume, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più, un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po', non voglio mica la luna, chiedo soltanto... Giusto per confermare, Manfredonia 3-0, segnato in questo momento Ricuccio. Ricordiamo che gli autori degli altri due gol sono Coccia e Del Prete. Coccia, Del Prete, Ricuccio, Manfredonia 3-0. Andare a fare l'amore ma senza
sogno un cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capirti più a placar gli affanni. Andiamo in diretta con i finali del girone I, con tanto di classifica. Allora, Acra che sbatte il nuovo Gioiesi 1-0, Arena al 46 del secondo su calcio di rigore, batte Pagliese Interreggio 0-0, Due Torri Progetto Marcianese 1-2, Lanfortese Agropoli 2-0, Neapoli Tegerbrolo 0-1, Noto Comprensorio Montaldo 0-0, Cella Orlandina 3-3, Sorrento Rende 2-1, Torrocur Rizzollati Frattesi 2-1. Per la classifica vede l'Acragas con 6 punti, con Compressore Montaggio, Interreggio, Roccella e Progetto Marcianese con 4 punti, Nerostellati Frattese, Sorrento, Lenfortese, Teger Brolo 3 punti, 2 punti per la Battista Pagliese con il Due Torri e l'Orlandina, 1 punto per Rende, Nuova Gioiese Noto, 0 punti, Agropoli a sorpresa e Neapolis. Entrambe sono sorprese. Abbiamo adesso forse l'aggiornamento, 4-0 per il Manfredonia. Il gol del 4-0 è arrivato pochi istanti fa, segnato De Vita. Manfredonia
si sta imponendo con suon di gol in questo posticipo del girone H, e dove abbiamo il Manfredonia che sta dominando la Puttuellana per 4-0. Giusto per essere preciso, lo stiamo dando in diretta, De Vita ha portato a 4 reti il Manfredonia. Gli altri autori dei gol sono stati il primo gol Coccia, secondo Del Prete, Ricucci pochi istanti fa, e adesso De Vita ha portato a 4 le reti del Manfredonia. Dunque avevamo dato la vittoria al Manfredonia in tranquillità, diciamo che non ci siamo sbagliati. Buona partita. Ora vi saluto, vi do la buona serata a tutti e lo do su questo pezzo meraviglioso di Mia Martini, che penso sia uno dei pezzi più belli della musica italiana. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Sempre sì, e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte solo tu. Via, sempre ubriaca di malinconia.